Questa storia del patrocinio è stata un disastro che però ci ha mostrato il volto anche della destra qui alla Regione Lazio. In qualche modo finora Di Rocca se ne ha sentito parlare pochissimo, non è mai finito in una polemica o in una insomma, situazione del genere. Quindi noi quando abbiamo chiesto il patrocinio, che in realtà ogni anno mai chiedevamo il patrocinio, in sostanza in questi giorni tutti dicevano allora non si fa il Pride, vivete da... No, è un riconoscimento di un'istituzione che dà un interesse collettivo ad una manifestazione, quindi come fosse un bollino, un logo. Poi negli anni, devo dire, per esempio Zingaretti, insomma, in questi ultimi anni ci ha dato anche un aiuto di natura economica. In questo caso si trattava soltanto di un patrocinio gratuito, quindi insomma, la regione riteneva che il Pride fosse una manifestazione di tutti e tutte le cittadine del Lazio. Io in conferenza stampa, la prima che abbiamo fatto per presentare tutti gli eventi del Pride al Campidoglio, avevo detto appunto che avevamo avuto il patrocinio, solo che questa notizia sembrava passata un po' in sordina, perché in effetti nessuno aveva fatto cenno, nessuno aveva detto nulla. Poi, superato qualche giorno, quindi lunedì scorso, Pro Vita, l'associazione cattolica, insomma, che conosciamo ormai, abbiamo imparato a conoscerlo tutto in questi ultimi anni, ha fatto un comunicato dove attaccava Rocca e quindi insomma ritira il patrocinio, addirittura un video quasi minaccioso, se andate a vedere sui loro canali, insomma, ricordati chi ti ha portato lì, quindi insomma si delineava anche un po' un quadro di rapporti tra la destra, in realtà già lo sapevamo perché lo vediamo anche a livello nazionale, però anche quindi nella nostra regione, con questi gruppi. E dopo poche ore noi siamo usciti, diciamo, invece ribadendo l'importanza di questo patrocinio, quindi un po' cercando di dire l'importanza che aveva questa situazione politica così complicata per la nostra comunità, quindi dove le famiglie arcobaleno sono sotto attacco, la comunità trans uguale, centri di antidiscriminazione come anche quello Almieri hanno visto rallentarsi dei finanziamenti, quindi c'è un disegno, spesso lo dicono anche candidamente, di un modello culturale e sociale diverso. Quindi dopo poche ore Rocca manda un tech e ritirano il patrocinio, e poi questa girandola di dichiarazioni, di polemiche che avete visto questi giorni, fino ad arrivare a al surreale, alla farsa, dove il presidente della regione chiede a noi di Roma Pride di dire scusa per quello che avevamo fatto, avevamo chiesto il patrocinio e in qualche modo l'avevamo manipolato. Noi dovremmo chiedere scusa a lui, che è un'istituzione, sono loro che devono chiedere scusa a noi per aver marginalizzato e appunto reso la vita più complicata a una comunità come la nostra, che è oppressa, che nella storia ha avuto tante difficoltà per affermarsi. Quindi questo vuol dire aver usato in maniera strumentale una questione, cosa che la destra fa sempre, per attaccare tutto il resto, perché se no non si spiegherebbe perché in Italia allora non è consentita le adozioni per le famiglie arcobaleno, tutti questi bambini, si parla sempre di natalità di bambini, o una donna possa fare l'eterologa. Il vero problema, secondo me, non è, come dicono loro, la maternità surrogata, eccetera, ma il vero problema è la genitorialità delle coppie dello stesso sesso.